dallo studio multimediale di Trinacria Informa TV, va adesso in onda Dietro le Quinte Covid. Un programma di salute, sport, spettacolo, cultura e politica con Placido Amadio e Lanfranco Zappalà. Redazione Marinella Fortini. Consulenza musicale a cura di Erma DJ. Segretaria di produzione Ketty Lazzara. Presenta Antonio Di Gregorio. Regia Tony Greg. Dietro le quinte Covid. Ed eccoci qui, buonasera a tutti, dopo tantissimo tempo, sono passate appena 2 settimane, siamo ritornati qua in diretta su Trinacria Informa TV, naturalmente anche su Globus Television, sul canale 819 del Digitale Terrestre, naturalmente anche su Radio My Life, la radio di Trinacria Informa TV. Bene, stasera è una puntata veramente importantissima, interessantissima soprattutto, ma possiamo dire che all'insegna veramente della musica, della vera musica siciliana. Infatti, come avete visto nei nostri promo che abbiamo messo, ospite questa sera della trasmissione Alessandra Formica. Tra poco parleremo anche di lei, ma adesso iniziamo subito a far entrare chi sono loro, i protagonisti, i miei Caballeros, come li chiamo io, eccoli qui, Placido Amadio. Buonasera Placido, ben rivisto. Buonasera, ben trovati a tutti. Sicuramente abbronzatissimo più che mai, Lanfranco Zappalà, ecco, tutto mare, tutto sole. Ma tranne Caballeros. Tranne Caballeros, va bene. Allora, e poi naturalmente questa sera, ovviamente, parliamo, entriamo un attimino in siamo più seri perché parliamo ovviamente con il dottor Guerino Carnevale, epidemiologo della Task Force Covid-19 ASP di Catania. Lo facciamo subito entrare, eccolo qua, perché ci aggiornerà di quello che sta succedendo in questo momento in Sicilia. E poi naturalmente ricordiamo che oggi sono trascorsi già 4 anni dalla grande scossa di terremoto di Amatrice. Oggi è il 4º anno, dopo 4 anni ancora non si vedono tanti risultati per Amatrice, tutti i telegiornali ne hanno parlato. E poi Sean Connery, oggi naturalmente al 007 inglese, ovviamente del cinema, ha compiuto 90 anni. Quindi due notizie, ovviamente uno di cronaca, uno ovviamente simpatico di come Sean Connery, ma naturalmente parliamo con dottor Guerino Carnevale, che ci aggiornerà sicuramente di quello che sta accadendo in questo momento in Sicilia. Buonasera a tutti e ben ritrovati dopo il lockdown e tutto quello di cui abbiamo discusso in passato. Allora, in questo momento la situazione in Sicilia e in particolare nella provincia di Catania vede alcuni cluster attivi di nuovi casi di Covid-19. Questi casi hanno diverse provenienze. Abbiamo identificato un cluster importante per chi viaggia da e verso Malta, quindi tutte le persone che stanno rientrando, diciamo una percentuale è risultata positiva, comunque soggetti anche asintomatici, non tutti sintomatici, qualche caso è stato necessario, diciamo, il ricovero in strutture ospedaliere. Comunque la task force che ormai è attiva e è coordinata dal dottor Pino Liberti sta funzionando molto bene, perché c'è una rete ben collaudata, quindi che fa interagire diciamo gli operatori sul territorio, quindi dall'ASP di Catania con i colleghi che lavorano in aeroporto, con la rete ospedaliera. Quindi diciamo che anche l'attività molto importante di contact tracing, il contact tracing significa identificare al momento in cui abbiamo la comunicazione di un soggetto positivo, quindi che ha effettuato un tampone o comunque già aveva fatto un esame sierologico, a questo punto parte tutta un'indagine sui contatti e soprattutto anche i coabitanti di questa persona, proprio per attraverso questo tracciamento creare i propri provvedimenti di isolamento che servono proprio della quarantena per evitare che questa
diciamo, questi contagi si vanno a estendere. Quindi diciamo che è un'attività ben coordinata e soprattutto abbastanza rapida e immediata al momento in cui si hanno queste comunicazioni. Ci sono stati altri casi in Croazia, in Grecia, in Spagna. In linea di massima la Sicilia è in una fase abbastanza stazionaria, quindi nonostante abbiamo avuto un incremento esponenziale, però rispetto diciamo al mese di marzo-aprile non abbiamo una mortalità elevata, comunque dei casi che ricorrono non solo il ricovero necessita il ricovero in ospedale, ma soprattutto nei reparti di terapia intensiva. Sono pochissimi i casi, 2-3 che abbiamo identificato. Per cui il consiglio è sempre in questa fase, visto che in estate soprattutto la fascia di età, quella più a rischio è quella dei giovani che vanno dai 17 ai 27-28 anni, di evitare gli assembramenti come quello che c'è stato in un locale alla playa, ma anche in altre sedi, soprattutto in luoghi al chiuso o dove ci sono forti assembramenti, perché lì il rischio di contagio è maggiore, non solo per i giovani ma per gli adulti, per le persone che vivono con loro, quindi anziani debilitati, sotto terapia. In questo modo ci possiamo permettere di avere una vacanza serena andando in luoghi all'aperto, comunque dove è possibile stare insieme, divertirsi, ma in maniera sicura. In maniera sicura, rispettando quindi le distanze, l'uso della mascherina dove è necessario, per cui se siamo in una spiaggia all'aperto, deserta, è normale che possiamo stare tranquillamente, non dobbiamo portare la mascherina in acqua, quindi creare degli allarmi. Prego. No, dicevo bene, grazie Guerino per queste info. Io spero che tu ogni lunedì sera ci darai e inizieremo insomma a darci delle informazioni così settimanali. Prima che poi... volevo solo concludere dei casi, sì. Degli ultimi casi sono stati 9-10 nella provincia di Catania, così come anche nelle altre province, quindi comunque un andamento attualmente, anche se statisticamente parliamo di una lieve crescita, però è abbastanza controllato, casi asintomatici e casi di soggetti a cui è stato effettuato il tampone che sono risultati comunque negativi. Per cui diciamo che procedendo in questo modo, e se si fa il sacrificio di rispettare le regole che diciamo da mesi, potremo uscire da questa fase critica. Perfetto, noi ti ringraziamo Guerino e ti diamo appuntamento a lunedì prossimo, come sempre se sarai con noi durante il corso delle nuove puntate di Dietro le Quinte Covid. Grazie per essere stato con noi e ti ringraziamo. Appuntamento lunedì prossimo. Grazie Guerino. Grazie mille. Allora, noi siamo pronti, iniziamo subito la trasmissione perché è il momento di presentare Alessandra Formica. Ed eccola qua, inquadrata in primo piano. Buonasera Alessandra, benvenuta, buonasera. Eccoti qua. Iniziamo la trasmissione. Ti ho presentato prima in preview i nostri amici Placido Amaddio e Lanfranco Zappalà, che seguiranno ovviamente e avranno sicuramente tanto da dire, perché loro sono i fautori della sicilianità, cioè ho tanto di far conoscere gli artisti siciliani, come abbiamo avuto anche artisti Placido, il nostro amico pittore Garassi, un bravissimo pittore siciliano, quindi noi promuoviamo, ci fa piacere promuovere ovviamente le cose importanti, gli artisti nostri siciliani. Allora, Alessandra Formica nasce a Leonforte il 15 dicembre e vive attualmente, ancora vivi lì con la tua famiglia. Inizi subito a 6 anni, inizia naturalmente la tua
la tua carriera, 6 anni già piccolina, ti avvicini al mondo della danza e delle tradizioni popolari con il gruppo folcloristico Girafonte, nella quale dapprima danza con il gruppo dei piccoli e successivamente nel 2005 partecipa anche come musicista, quindi ecco da là parte naturalmente la parte musicale. Ma io direi, prima di iniziare ovviamente a parlare, a raccontare tanto di te, io qua ho un foglio pieno da raccontare alla gente che ci sta seguendo questa sera su Track Informativo, io inizierei proprio con un tuo pezzo musicale, lo facciamo ascoltare così anche i nostri ascoltatori, e ovviamente come abbiamo sempre fatto noi, Placido e Gianfranco, totalmente live, come la nostra radio mai live, ma in questo caso qua live, perché ti ascoltiamo senza trucchi e senza niente, veramente dal vivo. Dai. Con piacere. Questo pezzo si intitola Sicilia Bella Mia, è il pezzo che avete sentito nel promo di oggi, è stato scritto qualche anno fa ed è molto importante per me perché è il mio primo pezzo in dialetto, in siciliano, e quindi questa è Sicilia Bella Mia. Lo ascoltiamo. Forse non sarò brava a rendere bene il concetto, non sono nata imparata, ma in fondo non mi lamento. Forse non si capirà, ma io lo canto lo stesso, è solo ciò che ho nel cuore. Giuro, prometto, Sicilia bella terra d'amore, china di suli, sali e colori, terra di genti, lingue e sapori, terra di sangue, storia e dolori, io ti canto tutto il mio amore, vince i paroli di sta canzoni. Io che ti penso tutti i siti, Sicilia bella in tutti i maneri. Ora che tutto è più chiaro, accenno un po' di dialetto, posso parlare più piano, se non capite poi smetto. Questa è una lingua di cori, nient'altro di più perfetto. Parlo italiano e intanto canto in dialetto. Sicilia bella terra d'amore, china di suli, sali e colori, terra di genti, lingue e sapori, terra di sangue, storia e dolori. Io ti canto tutto il mio amore, vince i paroli di sta canzoni. Io ti penso tutti i siti, Sicilia bella in tutti i maneri. Sicilia bella terra d'amore, sì la mia casa, tu sei lo solo. Se mi allontano non posso tornare, come una mamma mi sa aspettare. Quando la notte sogno lontana, resto attaccata alla tua sottana. Quanto sei bella, mammuzza mia, tu sei rusciato di l'arma mia. Mi cangio cuore, mi fa soffrire, senza di te io posso impazzire. Io cade penso tutti i siri. Sicilia bella in tutti i maneri. Ma brava, brava, brava Alessandra, brava Alessandra, brava. Allora, orecchiabilissima, una musica orecchiabilissima, complimenti Alessandra. Grazie, grazie davvero. Veramente molto bella, anche profonda e a tono, sai, le musiche quelle che le senti ritornello, che piacciono, sono quelle che poi ti restano in mente, quindi complimenti veramente. Sì, grazie davvero. Bene, allora Alessandra, dunque, tu hai fatto tantissime cose, perché tu hai partecipato al Titanus Festival di Pesaro, al casting dei programmi televisivi Amici.
12 su Mediaset, quindi insomma è fatto veramente tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto. Questo è un onore soprattutto per la Sicilia, per la nostra terra, quindi che è una siciliana di Leonforte, provincia di Enna, che naturalmente ci fa da i colori nostri siciliani, ovviamente, li fa conoscere in tutta Italia. Quindi per noi è una cosa veramente molto molto bella. Ma una cosa molto una cosa straordinaria di te è che tu nel 2018 gennaio partecipi alla trasmissione Domenica In su Rai 1. Quindi hai partecipato naturalmente a un coro soprattutto, no? Alessandra? Sì, praticamente io faccio parte di diversi gruppi. Io vivo a Roma attualmente. In questo momento ovviamente sono in Sicilia per fare un po' di vacanza con la mia famiglia. Però io vivo a Roma, dove studio al St. Louis College of Music, e proprio nell'ambito della mia università ho conosciuto questo gruppo fantastico, questa orchestra corale che si chiama Flowing Chords, ci trovate anche sui social, e noi praticamente abbiamo partecipato a Domenica In ben due volte qualche anno fa, e proprio un mese fa abbiamo cantato insieme al vincitore di Sanremo di quest'anno, Diodato, al Parco della Musica. E quindi anche grazie a questo coro, diciamo che far parte di questo coro mi permette anche di fare tante esperienze. E poi l'esperienza non basta mai, cioè è sempre meglio essere, come dire, versatili, buttarsi in tutte le cose che ti vengono. Io suono la chitarra, canto, però faccio veramente tante cose diverse, non mi precludo niente come strada, diciamo. Alessandra, da quanti anni canti? Perché sei giovanissima, quindi... Canto da quando avevo 13 anni, più o meno. È lì che ho iniziato anche a scrivere canzoni. Io adesso ho 27 anni, però suono da tantissimo tempo, da prima ancora. E studio, tra l'altro, quindi non ho mai smesso. È importantissimo oggi nella musica. Molta gente magari... Lo studio è anche importante nella musica, soprattutto di forma. Sì. Lo studio fa la differenza in tutti i campi. Sì. Nella musica questa cosa si vede ancora di più. Cioè, puoi avere nel tuo DNA quella predisposizione per la musica, ma lo studio sicuramente rafforza e aumenta di più quelli che poi sono tanti canali, proprio in questo settore, che è comunque un settore sempre in aggiornamento. Quindi complimenti. Ma senti una cosa, questo pezzo che tu hai fatto, dico, io la prima volta che lo sento, però l'ho sentito come se l'avessi già sentito, proprio perché ti dicevo poc'anzi che il ritornello e le musiche poi ti entrano. L'hai pubblicato? È possibile trovarlo in qualche posto? Praticamente io mi sto attivando in questi mesi, ho avuto, diciamo, qualche ritardo a causa del Covid, purtroppo, per pubblicare le mie canzoni, e dovrebbe uscire anche un videoclip i prossimi mesi, non di questa canzone, ma comunque verrà pubblicato al più presto. Questo pezzo l'ho scritto veramente qualche anno fa, in un momento di nostalgia. Mi trovavo a Roma, tra l'altro, e mi mancava la Sicilia, mi mancava casa, ed era un momento in cui non potevo, tra l'altro, scendere a casa perché avevo esami, queste cose, e quindi ho detto, ma che cosa faccio con tutto questo amore, tutta questa energia positiva? Proviamo a scrivere una canzone. Il fatto di averla scritta e metà in italiano e metà in siciliano è voluto, perché, diciamo, per essere il primo esperimento in dialetto, ho anche previsto il fatto che fosse la possibilità di cantarla, diciamo, fuori dalla Sicilia, e che fosse capita in qualche modo, ed è quello che infatti racconta la canzone. Però con grande sorpresa questa canzone è stata accolta molto positivamente dal pubblico romano, come tantissimi altri pezzi in siciliano. Quindi il dialetto non appartiene solo a chi lo parla, questo è importante. Certo. Senti Alessandra, tu hai nel 2018 ti iscrivi al corso accademico in Popular Music presso il St. Louis College of Music di Roma, quindi un altro obiettivo veramente serio e importante. Nel 2019 vinci la prima edizione del contest per cantautori, ma insomma stiamo parlando qua di una ragazza veramente bravissima, ma non ci sono parole, non ci sono parole veramente. Ecco, come dice qua Stefania Rapisardi, brava, bravissima, vulcanica come la sua terra. E la gente che ci sta seguendo ovviamente ha detto veramente bene. Senti Alessandra, io ne abbiamo parlato prima nelle prove, no? Lo dico anche a Lanfranco e a Placido, una canzone colonna, adesso passiamo a una cover che è molto bella e tu la canti da Dio, Alessandra, una cover del film di Ficarra e Picone,
Il film qual era, Alessandra, ce lo ricordi? Andiamo a quel paese, si andiamo a quel paese di Ficarra e Picone. La canzone naturalmente è molto molto bella, perché quando praticamente la cantavano naturalmente nel film, ricordo questa scena, c'era, cioè, la vecchietta, insomma, che dall'alto, insomma, cercava il suo amoroso, e loro hanno preso un cantante ovviamente che cantava questa canzone che ha per titolo Coccio d'Amori di Lello Analfino. Coccio d'Amori, bellissima, dedicata a tutti i nostri amici che stanno seguendo dietro le quinte Covid, non solo su Trinacria Informa TV, naturalmente anche su Globus Television, sul canale 819 del Digitale Terrestre, naturalmente anche sul nostro canale YouTube e su Radio My Life. Vai, Alessandra. La notte scura, non mondo mi perdo, tu un'arguzza appena vai cercando, lito bidrizzica, fici ruddanno, mi fai toccare un funno e non capisci niente. La testa è sempre china di pensieri, senza luce tu non puoi stare, l'uco ribatti forte, sì tu mi rabbi forte, di chi stu paradiso è la bugia. Che tu e tu stigi, che luce non ha mezzo e capigi, fila di ferro e zucchero, la faccina bandera, non mi ci abbatto soli, soli di primavera, che mia tussina tria si cana. Già quando arrivo tempo a chiara, io vigno pressi via, sciuri di poesia, che fai in poesiario uno sano. A faccia bella e senti sta canzoni, la canto sulla via, cuccio d'amore, lo sanno mi fa pure indevini, se non ti vio mi bene di morire, a faccia bella casi tua canzoni, e io che innanzi a voi scordo i dolori, li peni su luci, se tu mi doni a pace, io voglio stare sempre al lato di Dio. Li tendi l'occhi tuoi, tu stendi, che a luce non ha mezzo e capiti, fila di ferro e zucchero, una faccina bandera, non mi ci abbatto soli, soli di primavera, che mia dosina dia si cana, che quando arrivo tempo a chiara, io vengo a presidia, sciuri di poesia, che fai poesiario uno sano. Io vengo a presidia, sciuri di poesia, che fai poesiario uno sano. Ah, ma che bella questa canzone, ragazzi, veramente facile. Grazie. Franco, brava lei. Grazie mille. Dai, speriamo invece portiamo fortuna e riesci ad arrivare dove vuoi arrivare, perché comunque hai veramente
tanto talento e spero di poterti aiutare. Grazie, nel mio piccolo. Bene, bene, io quando parli di talento Placido, io vado a finire sempre da Lanfranco Zappalà, perché ovviamente... No, vabbè, allora, scusa, però fammi permettere una cosa. Lei ha detto una cosa importantissima, perché i ragazzi, oggi, chi fa musica pensa di arrivare subito al successo senza fare niente, perché fare musica oggi con i computer è abbastanza semplice, ma quello che fa lei è difficile. Quindi scrivere la musica, studiare musica, alzarsi tutte le mattine e studiare 8 ore. Io ne so qualcosa, quindi sicuramente bisogna dargli merito in questo, e sicuramente lei avrà successo perché ha talento, non solo nel fare musica, nello scrivere, ma anche nella voce, in tutto quello che fa. Si vede che mette passione e amore quando canta, si vede che mette poi, passione e amore, soprattutto diciamo, quando canta in siciliano è difficile. Brava. Ecco, Franco, mi ero rivolto prima a te perché ecco, noi abbiamo tutte queste cose belle siciliane, questa sera abbiamo Alessandra Formica, abbiamo avuto anche tanti altri ospiti eccetera eccetera, ma perché non riusciamo mai a creare degli eventi prima che qui passa veramente Antonio, ne abbiamo, ti ricordi che ne abbiamo parlato con molti artisti, perché spesso la sicilianità noi andiamo a esportare fuori e non la curiamo proprio all'interno della nostra regione. Abbiamo detto, Alessandro, te lo dico sia con Placido che con Antonio, di fare un festival della musica siciliana, che comunque da un po' di tempo non si fa, quindi nelle piazze, da un po' di tempo, nelle piazze, anche nei punti più importanti, insomma fare un programma dove, guarda, ci sono tantissimi artisti veramente che danno anima e cuore, che soprattutto non vorrebbero uscire dalla Sicilia, che vorrebbero far sentire ai siciliani la propria terra anche attraverso le musiche, quindi perché no? Anzi, tu potresti essere da apripista proprio in questa nostra idea che comunque con Placido e con Antonio abbiamo fatto e comunque faremo, perché è un impegno che ci siamo presi sperando che tutto possa finire veramente al più presto. Io a tal proposito posso raccontarvi di un'esperienza che ho fatto circa una settimana fa nella città di Noto. È stato organizzato proprio una vera e propria rassegna di giovani emergenti, cantautori siciliani, quindi ognuno di noi portava dei pezzi e almeno 1/2 pezzi dovevano essere in dialetto. È stata organizzata da Mario Incudine, che è un cantautore che stimo tantissimo, io ho avuto l'onore di duettare con lui, tra l'altro, e da un altro musicista molto importante che è Carlo Muratori. Ed è stato molto bello vedere che ci sono tanti ragazzi in realtà che scrivono in siciliano e che fanno del siciliano una bandiera a livello internazionale pure, a livello, diciamo, nel mondo della musica, ecco. Io ho scoperto tutte queste persone che non conoscevo, ho scoperto tante persone che come me sono andate fuori a studiare, a fare esperienza, ma che la Sicilia se la portano sempre dietro. La Sicilia è un cartellino da visita, bellissimo. Cantare in siciliano è un plus che noi abbiamo. Io non l'ho mai considerata una cosa, qualcosa in meno, il fatto né di parlare il dialetto né tanto meno di cantare, anzi... Quando canti in siciliano, spesso e volentieri, anche per chi non è siciliano, guarda caso gli arrivi pure di più, perché è una lingua di cuore, questo è quello che dicevo io nella canzone prima. E quindi sì, a livello di giovani emergenti, posso dire che ce ne sono parecchi, ci sono tante persone che scrivono in siciliano, scrivono pure molto bene, quindi penso che la vostra proposta sarebbe ben accolta nella nostra regione, sicuramente. Bene, io volevo... Guarda, Alessandra, inizialmente Antonio dissi a Placido, Alessandra, non ti conosco, presentati, no? E Antonio ha detto, cioè, no, vabbè, anzi tu stessa hai detto, poi mi presenterò io stessa. Guarda, ora non ho più motivo di dirti cosa fai, di cosa ti occupi, ho capito che sei veramente un grandissimo talento di cui noi possiamo solamente esserne fieri di averti qui in trasmissione. Grazie mille. Bene, io volevo salutare invece, amici, Lucrezia Logrande, che scrive bravissima, ma soprattutto la sto salutando, la sto mandando in onda, perché ci sta seguendo dal canale YouTube, quindi saluto ovviamente Lucrezia Logrande, che segue il nostro canale YouTube. Bene, allora ricordiamo che siamo collegati, naturalmente anche stiamo in questo momento, ci state vedendo anche su Globus Television, canale 819 del digitale terrestre in tutta la Sicilia e Calabria, naturalmente sul nostro canale Trinac Informa TV su web, naturalmente sia su Facebook che su YouTube, naturalmente la nostra radio
My Life. Allora, dunque, detto questo, io saluto sempre, perché il nostro amico dottore Guerino Carnevale è sempre con noi in trasmissione sotto, quindi se ci sono aggiornamenti ci farà sapere eventualmente nuovi aggiornamenti a fine puntata. Resta con noi e io un altro messaggio ti arriva anche per te, eccolo qui. Ecco qua Fede Formica, io vuoi sapere il fratello. Il fratello, ma dai, eccolo qua. Esattamente da Roma, anche lui è uno di quei ragazzi che è dovuto, diciamo, andare via per inseguire il suo sogno. Fede è un DJ, è un producer, noi lavoriamo insieme, facciamo cose molto diverse, però apparteniamo entrambi al mondo della musica. E quindi sì, ti mando un cuore. Ma che bello, ma che bello. Placido, allora, Placido poi diceva che lui, insomma, è molto vicino a te, perché lui suona il corno, quindi è un musicista anche lui. Ti ho tentato. Suoni a fiato sono sorprendenti, veramente. Sì. Difficili, vabbè, ma io ti capisco, nel senso, perché ho studiato tanto, quindi facevo doppia scuola per arrivare poi a fare anche altri lavori, diciamo fare il medico, quindi facevo tutte e due le cose. Ovviamente è chiaro che oggi non riesco a fare tutte e due le cose, perché o fai una professione o fai un'altra, poi per certo a un certo punto sei costretto a scegliere in qualche modo. Io preferisco medico, che pure abbiamo avuto una puntata col corno, ci ha fatto rincoglionire, quindi va bene che faccia l'oncologo. ma anche nella puntata che eravamo noi tre, con la canzone quella che poi piace a Placido. Sicuramente che sì, salutiamo naturalmente ancora persone che, complimenti Alessandra, mi ha fatto sentire orgogliosa di essere siciliana, Eleana Lipari. Bene, bene, bene. Allora, qui arrivano altri amici forse del fratello, dagli Fede, Giacomo Simone, chiamo tutti da Roma. E poi naturalmente qualcuno dice Stefano Repisarda, Placido, un tuttologo, va bene. Lei è di parte. Devo dire che invece mi sta scrivendo che è bravissima Alessandra, quindi... Naturalmente ricordiamo, come prima Placido della Franco ci ha ricordato ovviamente il dottor Guerino Carnevale, che comunque siamo in ancora forma di Covid, e quindi come tale dobbiamo raccomandare a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando e vedendo soprattutto alcuni consigli utili. Ci fermiamo pochi secondi, torniamo tra poco. In questa nuova fase di convivenza con il coronavirus evitiamo comportamenti scorretti. Il coronavirus può ancora toccarci da vicino. Tocca a noi fermarlo. Manteniamo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. Copriamo naso e bocca nei luoghi chiusi e all'aperto se non è possibile assicurare il distanziamento. Igienizziamo le superfici e laviamo le mani spesso con acqua e sapone o con un gel a base alcolica. Facciamolo per noi. Facciamolo per tutti. Le raccomandazioni per evitare il contagio sono su salute.gov.it. Eccoci qui ancora una volta in diretta su Teleinforma TV e su Globo su Television. Ancora arrivano saluti per Placido Amadio, Rossella Asciuto, poi arrivano ancora messaggi da Concetta Maria Debole, happy, benissimo. Allora, Alessandra, abbiamo letto quasi tutto, ma ce ne sono tante. Nel dicembre dello stesso anno tu partecipi, parliamo del 2016, a Tale e Quale Show su Rai 1, mamma mia, quindi è un'altra esperienza, legata no? A conoscenze che ho avuto grazie al mondo del St. Louis di Roma, e in quell'ambito ho iniziato a studiare, ho fatto circa 4 anni di coro gospel con Maria Grazia Fontana, che è stata la mia insegnante, una persona splendida, assolutamente inserita nel mondo televisivo da tantissimi anni, e mi ha dato la possibilità di
fare questa partecipazione con un grande coro gospel durante la puntata natalizia di Tale e Quale. E quindi abbiamo fatto pure questa cosa bella, è stato... abbiamo cantato con Fiordaliso, ecco, mi ricordo. E quindi niente, questa è un'altra cosa che ho fatto, e aggiungiamo al curriculum queste cose. Stefania, c'è un messaggio che arriva qua da Stefania Repizzardi, dice: Alessandra non mi conosce, ma io ho conosciuto lei attraverso le parole e la stima di una cugina comune che purtroppo è venuta a mancare per colpa del Covid e che oggi sarebbe lieta di vederla su Trinac Informa TV. Penso che si possa dedicare una canzone a Giovanna Maria, se ne abbiamo tempo, ma lo facciamo subito. Lo facciamo anche subito, lo facciamo subito, Stefania. Allora, cosa ci fai ascoltare, Alessandra? Un tuo pezzo? Sì, vi faccio sentire un altro pezzo mio. E dopo il primo pezzo in siciliano, per tanti altri anni, circa 3 anni, ho continuato a cercare questa ispirazione per scrivere un'altra canzone in siciliano, questa volta totalmente in siciliano. L'anno scorso, a gennaio, ci sono riuscita e ho scritto questo pezzo che si intitola Come vuoli Dio. In questo caso, grazie a questo commento bellissimo che hai letto e che ci hanno inviato, lo dedichiamo alla zia Giovanna, che non c'è più, e lo dedichiamo anche a tutte le persone che amano la Sicilia e che tengono alto il nome della Sicilia. Mia zia era una persona veramente importante nel nostro paese, rappresentava e rappresenta ancora, con il suo ricordo, la memoria storica di Leonforte. E quindi penso che sia doveroso dedicarle questa canzone in siciliano, perché sono sicura che lei l'avrebbe apprezzata, ecco. Come vuole Dio. Come vuole Dio. Alessandra Furtica a Trinacria Informa TV e Globus Television. Come vuole Dio, ha suonato chi sta qua, sin da me terra, chi sciauro fa. E tanto suli, puro tanta povertà. Sicilia mia, se tu non canti come hai fatto, vinciamo i cuori che non mi dà. Passa l'amore, la verità, ma resta lo stigno, panfamità. Piccolo riso, cane ti sa, di tira e vuoi più tornare. E tutti i siri di vigno a cercare in pittina. Io sento sto fuoco d'amore, corristo mi fa perdonare. Ma come vuole Dio, ora dimmi tu perché, Sicilia bella resta così. Pensaci gente mia, vinci la sta siccità, di la giustizia che cui ci grida la tua bontà. Picciotto mio, non può cangiare, si rassegna, può arrestare, ma su sì la testa, muoviti qua, è la tua casa, tu non la sai, di te io voglio tornare, e tutti i siri di vigno a cercare, pittia, io sento sto fuoco d'amore. Corristo ti fa perdonare, di te voglio tornare, e tutti i siri di vigno a cercare di via. Io sento sto fuoco d'amore, Corristo ti fa perdonare, ti fa perdonare, ti fa perdonare. È bellissima anche questa, complimenti Alessandra, veramente una bellissima, bellissima canzone. Anche vedo anche nel limbo Quirino che applaude. Grazie. Posso dire una cosa? Che abbiamo scoperto la nuova Rosa Balistrelli della Sicilia. Madonna, che complimento! A parte questo, è bello, comunque lo dico con il cuore. Ma come nasce questa passione di scrivere in siciliano? Perché guarda, scrivere in siciliano non è semplice. No, per niente, è la cosa più difficile. Chi non ci ha mai provato non lo potrà mai capire, quindi... Allora, io posso raccontarvi intanto del fatto che il mio amore per la cultura siciliana si è sviluppato negli anni e da piccolissima, facendo questa esperienza del gruppo folk Gran Ponte, cui direttrice e coreografa era ed è tuttora mia nonna, quindi me l'ha trasmessa questa cosa. Io sono venuta a contatto con il mondo della tradizione popolare e negli anni a seguire, incontrando anche il mondo della chitarra, perché
questa cosa che è iniziata quando avevo 6 anni, a 11 anni ho iniziato a studiare la chitarra, ho scoperto che rimanevo, come dire, incantata dalla pizzica, dalla tarantella, da questi suoni così anche primitivi, così percussivi, e ero ispiratissima da questi artisti che ascoltavo, Mario Incudine, Rosa Balistreri, io la adoro, ho preparato anche un pezzo dopo se lo volete sentire, per me era fonte di ispirazione a tutti i livelli, però per tanti anni ho provato a scrivere in siciliano, e forse perché quando canto in siciliano sono completamente nuda, completamente me stessa, era una cosa che mi è venuta tanto difficile per tanto tempo, mentre in italiano ho iniziato subito a 13 anni, questa cosa ho dovuto aspettare di diventare forse un po' più matura per scrivere in siciliano, diciamo così, però adesso che sono partita non ho intenzione di fermarmi, cioè questa cosa la voglio continuare, perché cantare in siciliano, come dicevo prima, è diverso, è una cosa speciale, cioè solo se veramente ascolti la musica col cuore, tu puoi cogliere la bellezza di una lingua come il dialetto siciliano. Poi ci sono tanti dialetti bellissimi in Italia, però io ti devo dire, sono siciliana, quindi sono affezionata al mio, ecco. Brava. Bene, allora, bene, bene, bene. Allora, adesso ascoltiamo proprio quel pezzo che ci stava accennando. Sì, posso dire una cosa? Prima che Alessandra... guarda, Placido, pensavo questo poc'anzi. Guarda, quando Alessandra ha detto una cosa molto importante, anche una cosa che dispiace, dice, io e mio fratello siamo andati, viviamo a Roma, siamo fuori cercando musicalmente fortuna. Io dico questo, Alessandra, guarda, solitamente molta gente che va fuori, va all'estero, va anche a Roma, non ti dico che cambia anche il dialetto, cioè l'accento siciliano. Culturalmente magari abbandona, no? Nonostante la sua terra è sempre quella. Quindi si presenta al pubblico romano, spesso l'abbiamo notato anche nei grandi artisti, dove magari la provenienza poi è un'altra terra e loro però sono ormai radicati in quel contesto dove vivono, lavorano e suonano la musica. Tu invece non hai perso questo, anzi al contrario. Ti trovi in una città, proprio Placido, in una città dove invece di, sicuramente lo farai pure, però non hai perso le tue radici, anzi, ne vai orgogliosa e, come hai detto tu, hai la nostalgia della Sicilia e quindi le musiche ti vengono perché comunque senti questo grande desiderio di esportare il siciliano fuori. Questo ti fa doppiamente onore, Alessandra. Grazie, sono contenta delle cose che hai detto, in effetti è così. Quello che io dico spesso, andarsene è importante, perché noi diciamo in siciliano cunesci e rinesci, questa cosa è vera la maggior parte delle volte. Io me ne sono andata per studiare, per imparare, per avere un bagaglio anche di esperienze, bello formato, però quello che non ho mai veramente dimenticato è da dove vengo, perché è importante andarsene, ma è anche molto, molto più importante sapere di poter tornare a casa, quindi ritornare. E quindi sì, con quello che dici sono completamente d'accordo, ecco. Però hai ragione, ci sono tante persone che vanno e che magari non hanno forse anche questo grande attaccamento alla Sicilia, c'è anche tanta gente che, ma questa cosa vale per tante regioni, non solo per la Sicilia, che ha una cosa che se ne deve andare di casa, cioè che deve fuggire, e quindi ognuno poi ha le sue, come dire, si porta dietro anche le esperienze che ha avuto crescendo nella sua casa. Io sono piena di esperienze positive, quindi per me tornare in Sicilia è sempre una grande gioia, e torno tutte le volte che posso, che sono pochissime, tipo 3 volte l'anno, però se posso rimango tutto il tempo, me la godo al massimo, questo sì. Va bene, siamo pronti per ascoltare quest'altra. Aggiungere una cosa, no? Lanfranco, questo però ti fa capire una cosa, che in Sicilia manca un produttore musicale. Con la morte di Virrinzi, cioè noi di Francesco abbiamo perso chi veramente capiva di musica e aveva investito nella musica. Dopo di lui c'è stato il nulla, e questo è una cosa che fa molto male. Stasera lo sto sentendo ancora di più. Quindi che
manca proprio questo, cioè riuscire a trattenere questi ragazzi invece qui in Sicilia, a produrli in Sicilia, a riportare la musica, le eccellenze musicali, a non farli scappare, ma a farli a produrli qui in Sicilia. Su questo dobbiamo lavorare, Lanfranco. Questo è un futuro su cui dobbiamo puntare. Dai. Va bene, allora ascoltiamo Alessandra Formica tra 10 secondi. Questo pezzo è di Rosa Balistreri e si intitola Avirrinebbia. A Cattariburria la Avirrinebbia di notti la tua porta a spirtusari, di dire gioia mia quanto si perda. E quando ti spogli prima di curcare, e se tu non fossi a così bella, che lui non mi avessi rando il pari, passa la porta misa a spaccazzetta, che io stanotte ti vieni a trovare. E una vercuzza banneri, banneri, sta via d'amore di vin a portare. Ridiano tutti lì, cilesti speri, cimavano gli specchi di lumari. Vieni detto lo Dio che ti manteni, che questi peggio di si formari. Scambinano gli ciuri, un negaveni, la rio tripulato fa i sirinari. A via li cizzi di una mantalena, testa si miri da vana cuna. Il lato casa non ci sta lumera, l'uscio tu fai tu sti da Diana. Catina camitini, catina tu, catina cancatini, l'arma mia, bene ti voglio più di lume stato, a cussi crio capo pena mia. La 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 la. La ma che bello, io ascolterei quella nostra... che cantava nel frattempo. Qua, sì, 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 mi è beccato anche a me. Alessandra, senti una cosa, è più difficile trovare un ritornello in una musica o inserire le parole? Cioè, quando tu fai un pezzo, prima metti, butti giù le parole e poi trovi la musica, il ritornello o viceversa? Ecco, come avviene questo processo? È una bellissima domanda, sono molto contenta che mi hai fatto questa domanda. E in realtà il processo creativo è una cosa molto personale. E io negli anni ho fatto tante cose diverse. L'unica cosa che non sono mai riuscita a fare è veramente scrivere tutto un testo senza la musica e poi metterlo in musica. Mentre invece di solito mi viene in mente una melodia o un arpeggio di chitarra, qualcosa del genere, e poi ci metto le parole, oppure la cosa avviene simultaneamente molto spesso. Cioè io comincio a fare una cosa del genere, mi viene in mente na 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 na, una melodia, e poi subito il suono, la melodia, le note che io canto richiamano immediatamente delle parole, perché poi, voglio dire, anche la lingua italiana è veramente musicale, ci sono delle parole che sono attaccate proprio a delle frasi melodiche, quindi questo è come scrivo io, tutto insieme, diciamo, arriva tutto insieme. Placido, noi stiamo ascoltando solamente una chitarra. Io sono Placido Amadio, di Trinacria. Placido,
Placido, noi stiamo ascoltando solamente la chitarra, penso un po' il contesto della musica, batteria, pianoforte e tutto il resto. Certo, quella è tutta una costruzione che poi, come dire, rappresenta il vestito, perché la canzone in primis è formata da, dalla melodia e dalla linea melodica, ecco, la canzone ha una struttura e una linea melodica, tutto quello che viene messo in più dopo è una bella cornice che contribuisce a rendere ancora, diciamo, più orecchiabile, più bella la canzone. Ma se la canzone non funziona, chitarra e voce, pianoforte e voce, non è molto valida di solito. Poi ci sono... Sì, perché, a volte, perché a volte si hanno belle canzoni, cioè belle parole, magari la musica non è orecchiabile. O viceversa, esatto. La musica è orecchiabile, le parole sono magari... così non hanno un senso, però... Oggi siamo in un momento in cui la musica si fa molto, come dicevamo prima, a livello elettronico, molto sui computer, sugli strumenti digitali, e quindi diciamo che le parole in qualche modo arrivano ad essere in secondo piano. Questa cosa è un po' triste, soprattutto per chi scrive come me, perché per me le parole sono la fonte primaria, il messaggio che deve arrivare dall'altra parte, però ci sono tanti generi musicali che sono fondati molto di più invece sulla base musicale, sull'arrangiamento, non hanno niente di meno della canzone d'autore o comunque delle canzoni dove il testo è leggermente più impegnato, diciamo, sono gusti. Io ascolto un po' tutto, quindi non critico niente mai. Certo, certo, brava. Stavo leggendo dal tuo curriculum che tu prendi parte in veste di interprete e cantautrice a molteplici eventi culturali e sociali, quali presentazioni di libri, serate musicali, competizioni a premi e sagre locali, partecipi, questo l'ho già detto prima, importantissimo, al Titanus Festival di Pesaro, e quindi insomma veramente artista a 360 gradi. Ragazzi, io veramente sono orgoglioso questa sera, perché stiamo portando dei veri valori siciliani e possiamo dire in tutta Italia e anche nel mondo, perché insomma ormai i canali, i social, siamo visti un po' dappertutto, quindi insomma non c'è più limite. Quindi complimenti ancora ad Alessandra Formica per la sua grande professionalità artistica. Bene, io direi proprio che potremmo, non so se ci sono un attimino aggiornamenti Covid, penso, fammi segno Guerino se c'è qualche aggiornamento. Ancora no, dice che ancora non abbiamo aggiornamenti, tra pochissimo. Una cosa, scusa Antonio, volevo sentire almeno una canzone in italiana da Alessandro. Assolutamente. Ce l'abbiamo. Aspetta Alessandro, non sai una cosa, Antonio c'ha pure la chitarra, sa suonare pure. Appunto. Poi dobbiamo fare poi un smette, io è qua, io la faccio. Ne abbiamo fatto una volta quando ci siamo incontrati. Eccola qua la mia chitarra. È una eco, la vedo. È una eco, brava, sì, è una eco. Bella chitarra. È una, grazie. Allora, ascoltiamo questa canzone, come diceva Placido, in italiano, anche perché siamo quasi al termine della trasmissione. Quindi, Alessandra, ascoltiamo questa, come si intitola la canzone, questa qua in italiano? Il pezzo che voglio presentarvi si intitola Pioggia d'agosto, che è uno dei miei cavalli di battaglia, è una canzone su cui io veramente sto fondando tutte, diciamo, i miei repertori delle ultime serate, è una canzone che ho molto a cuore, ecco, diciamo così. E questa è Pioggia d'agosto per voi. La facciamo ascoltare qui anche a Guerino, l'abbiamo messo in collegamento anche qua, ascoltare anche lui la canzone. Allora, vai Alessandro. Calma che ho, non ha senso mai non amare più. In questo mese che va, io ci proverò a non pensarci più. In questa stanza che è mia, con il vento ad agosto e la voglia di andare via, io preferisco star qui, stare così. Questa grande città
non c'è tempo più per pensarci su. Se qualche cosa non va, trovo gente e modi con cui distrarmi. In questa pioggia che c'è, senti come piove fuori dentro me. Io bevo un altro caffè, sola con me. Il caldo e la calma mi portano a mare, ma questa pioggia d'agosto mi viene a cercare. Non lascerò nella via tutti i ricordi della magia di quest'estate che ancora riesco a toccare. Come se fosse una foto da incorniciare. In questa notte che va, io non dormo più. Penso ancora e tu dimmi cosa ne sai delle mie domande senza risposte. Niente di meglio che noi per andare avanti e calmar la notte. La pioggia è dentro di noi, li resterà. Il caldo e la calma mi portano a mare, ma questa pioggia d'agosto mi viene a cercare. Non lascerò nella vita tutti i ricordi della magia di quest'estate che ancora riesco a toccare. La gente ancora continua ancora a scrivere mentre Alessandra Formica canta, ha creato questa bellissima canzone. Comunque, Lanfranco, tu che sei un musicista, l'hai visto la parte? No, sai cosa? Doveva mettere le parole, però la gente ascolta. Sai cosa ho notato di più, Placido? Aspetta che metto le cuffie che sento male. Sai cosa ho notato di più, a parte la canzone bellissima, la melodia? Alessandra, non perdere mai il sorriso quando canti, che è una cosa fondamentale. Bella. Grazie mille, lo farò. Non lo perdere mai, perché guarda, ci canta magari è triste in viso, magari, ma il sorriso dà ancora di più calore a una canzone che già è bella in se stesso. Difatti, Ale, noi siamo abituati quanto canta Lanfranco, che ci portiamo ombrelli, ombrelloni, tipo quelli della fiera, che più grandi per coprirci, insomma.
va bene, va bene. Aspetta, dico, noi vediamo sempre, dai. Alessandro, devi coinvolgere Antonio a suonare, a fare comunque un duetto. Antonio, c'è una canzone di battaglia che è quella poi di Placido. Che io... Dai, smettetela. Quale canzone è? Così la prepariamo per il prossimo. La prepariamo un'altra volta, Alessandro. La prepariamo delicata, Alessandro. Però, guarda, sono due disgraziati, quindi tranquilla, Va bene, allora abbiamo un secondo, fermiamoci un attimo e poi chiudiamo con Alessandra Guerino. Allora, aggiornamenti, vai, velocissimo, hai un minuto, vai. Allora, volevo dire che in aggiunta a quello che ho riferito prima sui nuovi casi di Covid, che alla stessa maniera abbiamo avuto negli ultimi 3-4 giorni ben 20 guarigioni da Covid positivi, quindi questi soggetti di diverse fasce di età sono guariti, stanno bene, e consideriamo che quando si effettuano i tamponi all'ASP o anche presso strutture private che fanno da supporto anche alle aziende territoriali, agli ospedali nelle valutazioni, ci sono casi, noi diciamo pauci sintomatici o comunque dove si evidenziano frazioni di RNA alla PCR, a questo esame, al tampone diciamo. Per cui ci sono soggetti che hanno contratto in una forma molto più lieve, c'è anche una capacità di contagio ridotta sicuramente rispetto agli altri, quindi l'idea è sempre quello che abbiamo detto all'inizio, cercare di vivere serenamente, cercando di fare tutto quello che, soprattutto in questo periodo estivo, desideriamo, quindi andare al mare, andare anche fuori a cena, però mantenendo e rispettando quelle regole, quelle direttive che il Ministero della Salute ha dato, che la Regione ha dato e anche ha ribadito, del distanziamento, di evitare i sovraffollamenti e quindi gli assembramenti, soprattutto nei luoghi chiusi, e dove è necessario usare la mascherina, quindi in qualunque locale. Le guarigioni avvengono, questo significa che il virus comunque riusciamo noi a poterlo eliminare, per cui mettiamoci i mezzi affinché si evita quello che è successo. Considerate che nella curva epidemiologica, e concludo, abbiamo avuto un'impennata da metà marzo fino al 30 aprile, i primi mesi di maggio, poi c'è stata una discesa che ha toccato i valori più bassi di circa 200 casi, parlo nella situazione siciliana, in particolare Catania, che era la provincia più colpita, e la risalita è stata molto lieve e continua a essere lieve, per cui ribadiamo, come giustamente mi suggerisce anche la collega Stefania Rapisardi, che ringrazio, l'uso delle mascherine e il distanziamento sociale è la terapia più efficace, perché è quello di cui parliamo da sempre. Bene. Che è la prevenzione. Bene, grazie Guerino, questa volta ti salutiamo realmente, l'appuntamento con te è lunedì prossimo e poi parleremo anche cosa ci sarà lunedì prossimo. Grazie Guerino, a lunedì prossimo. Ciao Guerino, grazie. Ciao Guerino, grazie. Bene, allora Alessandra, come dice Salvatore Amico, questa trasmissione... Sì, arriva qua, in onda, vai Placido, leggi pure. Che questa trasmissione ti porterà fortuna, questa è quella di Stefania. Conosciamo meglio il virus. Scusami, eccola qua, ti vai. Allora, brava Alessandra, vedi che avere partecipato a questa trasmissione ti porterà tanta fortuna. Lo spero. Ti aspetteremo quando sarai famosa, quindi non ti dimenticherai di noi. No, non lo farò. Placido, hai sbagliato, devi correggere Devi correggere il titolo. Lanfranco, so di interrompo io. Stavo dicendo che questo commento di Salvatore D'Amico, ti immagino l'avessero messo quando avevamo ospite a Gigi D'Alessio, no? E lì porterà tanta fortuna a lui. Dai, Alessandro, tanta fortuna, tranquillo. Vabbè. Alessandro, non te ne uscirai facilmente da questa trasmissione, da questi tre personaggi. Ora ti cattureremo veramente nelle cose più belle, soprattutto se dovessimo fare quello che abbiamo promesso, cioè una grande una riunione di tutti quelli che sono i cantautori siciliani che amano questa terra, quindi ti cattureremo, ecco, non scapperai facilmente da noi.
Allora vi aspetto io, grazie. Bene, siamo veramente addirittura di chiusura perché abbiamo anche i tempi televisivi e quindi ricordo che stiamo su Trinac Informa TV, naturalmente su Facebook e su YouTube. Sì, ma non te ne scappare Antonio, perché ti vogliamo sentire cantare insieme. Un attimo. E poi naturalmente siamo collegati con, ci state seguendo anche tramite Globus Television sul canale 819 del Digitale Terrestre. Allora siamo in chiusura realmente perché non possiamo sforare questa volta, se no veramente Stroscio mi uccide perché siamo in tempi di Covid. Antonio, ribadisci che i comportamenti fanno la differenza, come sta sottolineando la dottoressa Ravisardi. A differenza di prima, oggi qualche conoscenza in più sul virus ce l'abbiamo, quindi mi raccomando, indossate mascherine, manteniamo la distanza sociale e soprattutto laviamo le mani, ripuliamo le mani. Bene, a proposito, bravo, proprio di questo qui abbiamo l'ultimo messaggio, ci vediamo tra 30 secondi. Amici, ciao a tutti da Amadeus. Ovviamente tutti noi abbiamo la massima attenzione a qualsiasi notizia che riguardi il coronavirus. Allora è fondamentale osservare insieme alcune semplicissime regole, come quello di lavarsi le mani spesso, non toccarsi mai gli occhi, naso e bocca con le mani. E se dobbiamo starnutire e non abbiamo un fazzoletto monouso, facciamolo sulla piega del gomito. E altre regole molto semplici che trovate sul sito del Ministero della Salute. Aiutiamoci l'un con l'altro. Insieme ce la facciamo. Bene, abbiamo sentito, abbiamo aperto con Placido. Allora, abbiamo sentito l'ultimo messaggio del Ministero della Salute e noi dobbiamo chiudere questa trasmissione. Però siamo noi in questa fase, Alessandro. Noi diciamo che ospiti non ce ne abbiamo, questo è uno speciale dedicato a te. Però ti diamo anche a te la possibilità, hai tu un minuto, perché siamo questo giro di boa, noi lo chiamiamo giro di boa, un minuto di tempo. No, lo chiamiamo giro di insulti alla fine, tra di noi. Va bene. Tra l'altro c'è il giro di boa per Alessandro, hai un minuto per dire quello che vuoi, a partire da adesso, vai. Allora, io faccio dei ringraziamenti, che mi sembra giusto. Ringrazio tantissimo Antonio per avermi contattato, avermi permesso di partecipare a questa bella esperienza e ringrazio gli ospiti per tutte le bellissime parole che hanno spento nei miei confronti e ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito da Roma, da Milano. Io lo so che ci sono persone che ci stanno seguendo da lì perché questa cosa di vedere i commenti in diretta mentre ti esibisci un pochino, ma all'inizio mi stavo un attimo distraendo perché è bellissimo, ti viene da commuoverti, vedi le persone, i cuoricini, però sono veramente contenta di tutta la gente che ci ha seguito. Speriamo che la musica possa essere il nostro faro, soprattutto in un momento del genere, e portiamo avanti l'onore della cultura siciliana, che è così importante. Inoltre, per me è molto doveroso ringraziare la signora Concetta di Sicily Inn di Pozzallo, che praticamente è la proprietaria di questa agenzia che ha queste case, che ci ha ospitato. Io sono a mare a Pozzallo in questo momento, un posto bellissimo della Sicilia, veniteci, e mi ha permesso di usufruire del suo wifi perché avevo problemi di connessione oggi. Quindi grazie signora Concetta, ci ha salvato la vita. E infine Concetta, infatti, la salutiamo. Sì. Sì, la salutiamo. L'ultimo ringraziamento più importante alla mia Leonforte, tutti i leonfortesi che ci hanno seguito, un bacio. Bene, bene, grazie a te Alessandra. Allora, siamo veramente in chiusura totale, quindi vorrei chiudere con te con un pezzettino, non la possiamo fare tutta, ma un pezzettino sicuramente sì, qualche battuta e ti sentiamo ancora volentieri live. Allora, io ho in mente di farvi sentire un pezzo di Englishman in New York di Sting, però è un pezzo rivisitato perché ne ho scritto una strofa in siciliano e quindi questa è un piccolino pezzettino di Man New York, versione siciliana. Vai! Cammino fino a terra che non è la mia, più pintizi tutti nuovi, mi meraviglio e poi mi piglia nostalgia, mi manchi come l'aria Sicilia mia. Facciani che mi squaggiano, perché
chi ha la lingua non è buona. Tirato un lama in casa, fossi di famiglia, Sicilia bella, canto qui si picchia. 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 Oh, I'm an alien, I'm a little alien, I'm an English man in New York. Oh, I'm an alien, I'm a little alien, I'm an English man in New York. Bravissima, bravissima Alessandra Formica, ospite di Trinacria Informa TV e Globus Television. Ci ha fatto veramente tantissimo piacere. Faccio anche dire due cose a Placido e a Lanfranco. Vai, Placido. No, va bene, Antonio. Dico, mi fa piacere veramente aver sentito Alessandra, quindi averla conosciuta. Speriamo che lei riesca a realizzare tutti i suoi sogni. Spero che invece riusciamo noi a portare la musica siciliana, quindi a fare quello che ci siamo detto da tanto tempo, quindi riuscire a sbloccare per il prossimo anno, organizzare questo concerto mega galattico, no Lanfranco? Lanfranco è rimasto là No, sono d'accordo Placido, sono d'accordo quanto te l'hai detto. Io invece vorrei aggiungere sei ancora giovanissima e hai veramente tantissima strada davanti, non perdere veramente quella passione, quella dolcezza anche che ti contraddistingue rispetto a tante altre cantanti, così come ti ho detto che il sorriso è importante quando si canta, così come quando si sfila, no? Quando tu vedi le passerelle persone serie, quando invece esce una con un sorriso dà una luce diversa, quindi unire le due cose è una cosa fondamentale. Se poi gli metti anche l'esperienza, la bravura e soprattutto la passione, beh, allora è un mix micidiale che non devi assolutamente perdere. E soprattutto la sicilianità sempre dentro il cuore. Questo è quello che l'augurio che ti possa fare, veramente. Contatto, grazie, tanto piacere, con la speranza che ci si possa rivedere per questo grande concerto che faremo. Lo spero tanto, veramente. Bene, io saluto, faccio il primo piano, eccola qua Alessandra Formica, è stata ospite nostra, grazie. Alessandra, grazie per essere con noi, ti auguriamo la buona serata e a prestissimo. Grazie, ciao grazie. Bene ragazzi, allora è stata veramente una puntata musicale veramente eccezionale. E noi ringraziamo veramente Alessandra Formica perché ci ha fatto passare, guardate, 1:10 è volata così velocemente. Ma torniamo un attimo alla serietà, perché lunedì prossimo un'altra puntata, una puntata veramente molto seria, molto importante, perché parleremo per la prima volta di autismo e di disabilità a 360 gradi, e ne parleremo con la senatrice Urania Papadeo, che sarà con noi proprio per darci forza e testimonianza per le persone che faranno parte della trasmissione. Sono ben 8 ospiti che avremo lunedì prossimo, tra cui anche una pagina Facebook che si chiama Ama Filippo, è proprio un ragazzo di 27 anni dove una famiglia, lui è un infermiere professionale, lei una un insegnante con 27 anni di seri problemi a casa. Quindi parleremo dell'autismo, una malattia veramente pesante. Placido, tu conosci perfettamente l'argomento. Ho anche amici che hanno questo. E sai. Amano incondizionatamente i propri figli. Quello è fondamentale. Esatto, quindi il bello di questo è proprio, Antonio, che noi tocchiamo tutti i temi, non soltanto temi culturali, ricreativi, sportivi, ma anche temi sociali, che fanno grande una trasmissione. Quindi sono contento che tutti e tre riusciamo a mettere a volte delle tematiche che comunque abbracciano quello che poi è la realtà. Quindi sono contento e faccio gli auguri veramente anche a voi, perché dove magari perdo io in alcuni settori, siete voi che entrate con delle proposte. Quindi viceversa ci alterniamo ed è bello proprio questo. Quindi
questi tre personaggi che io posso dire uno diverso dall'altro, però comunque alla fine ci accomuna quella che è la simpatia, la goliardia e anche la serietà nelle cose che diciamo e soprattutto nelle materie che affrontiamo di notevole interesse. Certo che sì, grazie per quello che ha detto Lanfranco. E quindi una puntata veramente seria, una puntata molto importante. Parleremo veramente e ringrazio ancora una volta che si presterà alla puntata prossima la senatrice Urania Papadeo e poi vi posso già preannunciare amici anche la puntata di lunedì prossimo ancora perché è già pronta e parleremo attualmente di già un argomento che abbiamo già trattato Lanfranco, quindi parleremo e torneremo ancora a parlare della situazione veramente difficile che vivono tutti coloro che si stanno prodigando per la protezione civile, quindi parleremo ancora di protezione civile, parleremo di vigile del fuoco e di tanto altro. E perché no, apriremo una tratta per quanto riguarda il 5G. Appuntato questo qui tra due lunedì ovviamente, ma pensiamo al lunedì prossimo, quindi parleremo quindi di autismo con la pagina Facebook Ama Filippo. Bene, detto questo, io ringrazio come sempre i miei amici Placido Amaddio, Lanfranco Zappalà, tutti i nostri telespettatori di Tirac Informa TV e coloro i quali ci seguono anche su Globus Television. Saluto ovviamente Alessandra Formica che è stata la nostra ospite questa sera in trasmissione e potrei dire amici sigla e appuntamento a lunedì prossimo ore 21:30. Buonanotte a tutti. Ciao.